Acquisti pazzi! Shopping pazzo! Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Yeah. Nuovo video! Shopping pazzo! Da Ikea, ragazze, yeah. Siamo state! Che noi piace tanto andare da Ikea, veramente io odio andare da Ikea, veramente lo schifo proprio andare da Ikea. È un labirinto che non ha mai fine. Soprattutto il sabato e domenica, veramente il mio peggior incubo perché è affollatissimo. E comunque, però ci piace insomma poi comprare le cose e portarcela sì. A casa, però meglio in settimana che sabato e domenica è un casino. Comunque abbiamo comprato tante cose carine per la nuova casa, perché Nancy mi sta aiutando tanto a comprare tutte le cosine. Infatti, se vi piacciono questi video, fatecelo sapere, mettete un bel mi piace a questo video e ditecelo nei commenti, perché io sto comprando tante cosine per la casa, sfiziosine, sapete, non solo per arredare a livello di mobili, ma anche piccole cose utili, suppellettili, così, esatto, da vari negozi, non solo da Ikea. Quindi se vi fa piacere vi possiamo fare anche altri video in cui mostriamo queste varie cose, che io vado molto anche per la convenienza, quindi faccio un affare qua, adesso faccio tutti affari, la donna degli affari. Quindi se vi piacciono ve ne facciamo un altro. Nel frattempo iniziamo. Yeah. Mi ruba allora. Pure di ragazzi. Ah, a proposito di rubare, mi ha rubato pure la penna dell'Hello Kitty, guardate. Beh, chi se ne fregano loro? No, se ne fregano, guardate, che giustizia. Dammela qua, adesso è diventata mia. Ho comprato questo, Nancy. Questo è troppo carino, l'ho pagato. Avevo conservato lo scontrino, vedi, dovrebbe essere nella busta. Aspetta. Comunque mi sembra intorno tipo ai 15 euro, non vorrei sbagliare. Scontrino, così vi dico tutti i prezzi. Ma non c'è scritto tutto in svedese. Vabbè, ovvio, perché è svedese. Però tipo ecco, 14,99. Secondo me quello che costa di più, sì. Sì, perché set 3, sono 3? Sono 3 quadrettini troppo carini con tutte le scritte sopra, che avevo pensato di metterli nella cucina. Sono troppo troppo belli, non costavano tanto e ci sono scritte tutte le cose tipo Lisbona, Barcellona, voglio vivere ancora, Hong Kong, Rio de Janeiro, tutte le parti del mondo dove voglio andare praticamente. Sì. Nancy, basta, il quadro è preso il tuo posto. Comunque avete capito ragazzi, sono 3, sì. E adesso vediamo un pochino, datemi pure qualche suggerimento di come metterli, se allineati sulla stessa parete oppure spassati. No, io penso per tutti. Eccola, eccola subito. Uno sopra, uno un po' più giù, uno un po' più giù, tipo una diagonale. Ah, scaretta, va bene, farò così. Fatto questo, Nancy, diciamo che questi acquisti sono un po' pazzi, perché sono tutte cose inutili. No, vabbè, dai, inutili no, però comunque strambe. Tipo sto coso, secondo voi che cos'è? È la C di Carlita, guarda. Che cos'è secondo voi? Vediamo se indovinate. È una cosa per affogarsi? Per impiccarsi. No, praticamente è una cosa troppo utile, perché è un poggia testa tipo cuscino ed è comodissimo tipo nei viaggi, perché veramente mi fa stare il collo nella posizione corretta, ma anche per dormire. Ma no? Ora sto vedendo che c'è addosso la pelliccia, mi sembra Crudelia Demon. Ma che fai, questa pelliccia Crudelia Demon? Guarda, poi si abbina anche questo, ma ti piace questa pelliccia? Guarda quel è ovviamente finta, ma non è neanche una pelliccia, perché dici pelliccia? Mi sembra un cuscino, è di stoffa, non è pelliccia. Questo glielo dai al gatto, bianchino. Si fa le unghie sopra, non che è troppo carino questo, ti piace? No. A proposito dei vestiti più brutti di Carlita Dolce, vi faremo un altro video con altre cose più brutte sempre di Carlita Dolce. Infatti ce ne sono tante. Comunque questo è carino, carino, è comodo, pagato poco comunque. Vabbè ragazzi, non capisco. C'è scritto giocattolo. No. Ma che giocattolo? Vabbè, comunque costa. Ma che diavolo, cioè, comunque non so, comunque. Ah, cuscino! 3,99, pochissimo, Nancy, ho fatto proprio un affare. Ah, wow, un affare. Ecco qua, fa vedere cosa hai comprato questa una cosa buona. Ovviamente. La cioccolata! Ma non so, questa volta che è comprare cioccolata, non ce la fa. Lei che cercava i contenitori, cacchio. Io invece stavo nel reparto cibo. Che beh, bene o male, c'è sempre tutte cose con l'olio di palma, zucchero, però ho preso la cioccolata. Cioccolato fondente. È vero, io ho controllato tipo tutti i biscotti, tutte le cose di Ikea, olio di palma, proprio così. Proprio te lo danno al chilo. Qualsiasi cosa. Quindi niente. La cioccolata invece no. No, eh. No. Questo è fondente? Sì, sì. Buona, ottimo, buona. Brava Nancy. Poi costa poco. Questa pagata 70 centesimi la torta, wow, di cioccolata, quindi ho fatto pure tutto. Questa l'hai comprato tutto così, sì. Tutti i contenitori di silicone. Questo è un altro mio acquisto pazzo, praticamente era una combinazione che io faccio tantissimo, lo sapete, vi faccio anche tante ricette sul mio secondo canale di cucina.
uso tantissimo questi stampi perché sono molto molto comodi, che non devono essere imburrati eccetera. Questo è troppo carino, che si può fare dei dolcini. Dei mini dolcetti, cupcake, muffin. Anche i muffin che abbiamo fatto noi la ricetta vanno bene. E qua per fare una torta un po' più grande, wow. Ma non è troppo carino, poi viene tutta così. Pure per fare il casatiello. Sì, pure il casatiello, vabbè. Però dobbiamo fare il video di una nuova torta, Nancy, che sì, sì, facciamo un video. Ah, costa 7 euro questo. 7 euro, sono due. Quindi seguiteci anche sul nostro secondo canale, dove vi faremo vedere una torta qua dentro buona. Cioccolatosa, con la cioccolata. Oh, grande Nancy. Ecco qui, un'altra cosa che si salvava. Tutte le cose da mangiare da compadre. Il pane croccante e multicereali, a base di farina di sigaro integrale, fiocchi d'avena, semi di sesamo, farina di frumento. Lievito. Sono tipo dei cracker. Sì, sono dei cracker salati buonissimi con tutto sesamo sopra. Ottimo. Ed è una delle poche cose, sì, è l'unica, che non ha olio di palma, quindi che è buona. Ho comprato queste qua che sono delle scatole. Dei box. Dei box healthy food per fare dei pranzi fuori. Allora c'è questo, fallo vedere, aprilo, allora, troppo carino. Io nel frattempo vi dico il prezzo. Sigillato benissimo. Che costa? Costano 4-5 euro, se non sbaglio. Questo forse costa di meno, tipo 3 euro. Comunque questo è fatto così, c'ha i vari scomparti, troppo troppo carino, dove voi potete mettere cose da mangiare, quello che volete voi. E poi si chiude molto bene ermeticamente. Questo qua già l'ho usato, infatti vi ho registrato già il video che caricherò nei prossimi giorni sul mio secondo canale, del pranzo fuori, di un'idea di pranzo fuori, perché appunto proprio sono partita, mi sono preparata sto pranzo, vi ho registrato un bel video, quindi se vi ho tune, iscrivetevi anche al mio secondo questo canale. Invece e invece questo qua... Scusami Nancy, non ti voglio ammazzare. No. Questo ancora... Questo ancora non l'ho usato ed è molto molto carino anche questo, perché è un ciotolone bello grande dove c'è tutto il medicamento. Ovviamente questi ragazzi li potete anche utilizzare per conservarci le cose in frigo oppure così qualcosa. Però è bellino perché guardate, c'è anche il posto per metterci carine, le posate, guarda. Piccoline. Aspetta che secondo me le rompo. Come aspetta, si apre secondo te? Forchetta e coltello. Poi c'è come qua, ecco. Poi c'è questo che copre, quindi mantiene anche caldo. E qua potete mettere una cosa e qua viene la scatolina per il condimento. Wow. Quindi vi farò anche tanti altri video di pranzo fuori che vi piacciono tanto, idee sane e leggere. Ora andiamo sulla neve con la tua asciale. Ancora qualcosa qui. Cosa? Cosa avrei comprato? Altre cose molto utili proprio. Che cosa? Due candele. Sì, la mia è questa, vaniglia. No, la mia vaniglia. Si sapeva ovviamente, a me proprio. A me che cosa profuma? Di cacca? Senza profuma, no, di arancio. Ah sì, mi ricordo perché ne abbiamo fatto l'abbinata. Sono tutte e due per te, l'avevo comprate io perché mi piaceva l'abbinamento arancio e vaniglia. Un bel abbinamento. Perché se le accendi contemporaneamente fai vaniglia arancia, che fa una cosa molto dolce, però che non disturba. Sensuale, insomma, con l'arancio. Tanta romantica. Comunque sono belle queste candele e costano pochissimo, quindi a me, sì, devo dirvi la verità, piace. Se non mi sbaglio 2 euro. Vabbè, vi dico prezzi. Ma sì, tipo, a Cattarino l'asta fanese 2 euro, 1 euro. Non si capisce da qua. Allora, i prezzi che dice Nancy, non mi fidate, sono tutti. No, 1,60 euro. Ok, ho sbagliato, 2 euro. Cand sarà candela. Comunque sono belli perché sono di vetro questi e si possono riciclare, ovviamente. A me piace metterle anche, vi dico la verità, per esposizione. Sì, non le accendiamo. Già profumano così, vabbè, comunque sono troppo troppo belle. Poi ragazzi, ho comprato io ho comprato anche tante altre cose proprio di arredo, che ovviamente non vi posso vedere adesso il mobile che ho comprato. Ho comprato cose proprio per la casa là da IKEA, quindi magari poi ve le faccio vedere in un altro video. Fatemi sapere se volete un home tour della mia casa, che ancora è in fase di elaborazione. Casomai faccio un primo home tour e poi un secondo, cosa ne dici? Comunque arriveranno parecchi video di cose per la casa. Se a voi piacciono, metteteci un bel pollice in su. Vi mandiamo un bacio grande, speriamo che questo video vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao, ciao.